Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, rullino i tamburi, suonino le trombe, tutta la città in festa, finalmente abbiamo una data ufficiale, ma questa volta è ufficialissima per l'uscita di Fortnite su dispositivi Android! Finalmente ragazzi ci siamo, è una notizia che gira da meno di 24 ore su tutte le principali testate web, su siti di telefonia mobile, su siti di videogiochi ed è stata ovviamente confermata anche dalla casa produttrice del cellulare in questione che sto per dirvi che avrà per 30 giorni l'esclusiva di Fortnite sul suo dispositivo. Sto parlando ragazzi di Samsung. Epic Games e Samsung hanno stretto un accordo e all'uscita il 24 agosto del loro ultimo modello di punta, il Samsung Galaxy S9, troveremo preinstallato Fortnite. Sì ragazzi, come sapete Samsung viaggia su sistemi operativi Android e come sappiamo ragazzi, cioè voi non lo sapete, io lo so, ve lo dico, il 9 agosto a New York ci sarà la conferenza di Samsung dove proporrà i suoi ultimi modelli in uscita per l'anno, per l'inverno 2018 e ragazzi, Samsung Galaxy S9 sarà uno di quelli nel quale verrà sicuramente mostrato anche Fortnite in azione. Vediamo un attimino al volo, ragazzi, le statistiche di questo telefono. Non ve le sto a dire tutte, vi dico solo le cose importanti. Ovviamente lui monta una CPU Snapdragon 845 con un processore Exynos. Non Exynos, quello che conosciamo noi, è un altro processore 9810, quindi gira veramente bene. Ma se andiamo a vedere la memoria RAM, sono solamente 4 giga solamente, sono 4 giga di RAM ragazzi, quindi e 64 giga di hard disk, ma l'hard disk non è necessario avere un telefono con 64 giga di hard disk. La cosa che ci preme capire è sono min non cioè io penso, facendo un ragionamento, se un telefono viene fatto uscire con 64 con 4 giga di RAM dove viene preinstallato sopra Android, ovviamente non è che il tuo telefono deve avere 4 giga di RAM per farlo girare, altrimenti anche il Samsung non è che quando parte Android non può più funzionare niente, nel senso io credo che tutti i telefoni che abbiano 2 o più giga di RAM siano compatibili per Fortnite Android. Allora ragazzi, sappiamo anche che la data di uscita di Android, Fortnite su Android, è il 24 agosto solo per Samsung Galaxy S9 e rimarrà per un mese in esclusiva, quindi dal 24 agosto al 23 settembre solo chi ha il Samsung Galaxy S9 potrà giocare a Fortnite su Android. Dopodiché ragazzi, terminato il periodo di prova, chiamiamolo così perché ovviamente sono dei test quelli che fanno quelli di Epic per vedere come gira sul nostro sistema operativo dell'Alieno Verde, dal 23 settembre sarà disponibile per tutti su Play Store, quindi ovviamente liberamente scaricabile, gratuito per tutti e disponibile per essere giocato. Questo passaggio fondamentale per Epic Games garantisce davvero il loro capolavoro di punta, Fortnite, come gioco che ha un cross-platform quasi totale. Ovviamente l'unico limite, come sappiamo benissimo, è il cross-platform tra Xbox e PS4 e tra PS4 e Nintendo Switch. Purtroppo non possiamo, non potremo mai giocare con i nostri amici che utilizzano entrambe le console se le utilizziamo anche noi, quindi
non potremo fare altrimenti, ma con l'avvento di Fortnite su Android sicuramente le cose cambieranno, e cambieranno e come. Tra l'altro, ragazzi, se ci pensiamo bene, visto che l'uscita per tutti è proposta per il 23 settembre, dovrebbe cadere in concomitanza con l'uscita della Season 6. Ve lo ricordo, ragazzi, ormai non manca molto, se non è proprio lo stesso giorno, siamo comunque lì vicini. A settembre, ragazzi, ahimè, terminerà di già la Season 5 ed entreremo di già nella stagione numero 6. Tra l'altro, ragazzi, da ieri siamo entrati nella settimana numero 4 di Fortnite. Incredibile, siamo già quasi a metà strada, ragazzi miei, e io volevo con voi, se dovessi ritrovarle, farvi vedere le sfide della week numero 6, ragazzi, della week numero 4. Sfida numero 1, ragazzi, 5 stelline del pass battaglia, costruisci strutture, quindi con 250 di materiale dobbiamo semplicemente costruire delle strutture e ci togliamo dai piedi la prima missione. Missione numero 2, ragazzi, fai da infliggi danni con fucili da cecchino agli avversari per un totale di 500 danni. Quindi, ragazzi, anche qua o ve la fate in squad, atterrate uno e poi lo danneggiate col cecchino, ve la eliminate in una partita la missione, o altrimenti cercate ovviamente di farcela in solo. Missione numero 3, ragazzi, anche questa da 5 stelline. Questo è ignorante. Salta in mezzo a 3 cerchi infuocati con un carrello della spesa o con un caddy. Quindi, ragazzi, ci saranno dei cerchi di fuoco sparsi in giro per la mappa. Noi ci dobbiamo semplicemente passare attraverso come se fossimo dei circensi. 3 cerchi da attraversare, 5 stelline per noi. Ultima missione da 5 stelline, ragazzi, cerca forzieri nel laboratorio della latrina. 7 forzieri da cercare, sappiamo che ce n'è uno molto dietro al laboratorio dentro un camion, 2 sono nel parcheggio se arrivi dalla mappa sulla parte destra, 2 li troviamo anche nell'edificio principale, un altro nell'edificio secondario dove c'era la ex discoteca e uno anche sopra la tazza del water gigante. Missione da 10 stelline, ovviamente la mappa della stella non poteva mancare. Cerca tra una stazione di benzina, una pompa di benzina, un campo da calcio e una montagna da stunt. Quindi, ragazzi, mi viene in mente che la stellina sia vicino al campo da calcio a 5 che c'è in Fortnite, l'unico che è rimasto ufficiale, perché lì dietro abbiamo la montagna stunt con tutte le rampe, anche se non ricordo male nella cima ci sono delle rampe, abbiamo una stazione di benzina ai piedi della montagna e ovviamente il campo da calcio lì in bella vista, quindi potrebbe essere lì la stellina. Penultima sfida da 10 stelline, eliminazioni con la pistola, 3 kill per portarci a casa, ancora 10 stelline. E ultima, ma non meno importante, elimina nemici a magazzini muffiti. Quindi, ragazzi, 3 eliminazioni a magazzini muffiti ci garantiranno di nuovo 10 stelline. Beh, ragazzi, che dire, finalmente abbiamo la data ufficiale di Fortnite su Android. C'è ancora da aspettare, ma perlomeno non si scappa più, ragazzi. Oramai è uscita, la sanno tutti, l'hanno scritta tutti, quindi a noi tocca solamente aspettare. Tra l'altro, con il preordine del Samsung Galaxy S9 otterrete una skin esclusiva per i possessori appunto di questo cellulare e $150 in V-Bucks. Quindi, ragazzi, meglio così non so cosa dirvi. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, milioni di pollicioni in su. Finalmente la data ce l'abbiamo anche noi. Iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!